Fabio Caressa. Allora Fabio, una chiacchierata tra amici è sempre una bella cosa. No, è molto bello, sono molto contento di essere venuto qui e poi sai, è bello parlare di calcio e farlo con persone poi tra l'altro molto preparate e molto attente. Io mi sono molto divertito, speriamo si siano divertiti anche loro. E soprattutto in uno scenario naturale veramente incantevole. Ecco, questo l'ho sottolineato, io sono arrivato qua e sono rimasto veramente colpito, è un posto bellissimo. E tra l'altro so che è stato anche, diciamo, restituito alle persone, no, questo posto, quindi è ancora particolarmente importante. E poi io credo molto che parlare di sport è comunque fare cultura, se lo si fa nella giusta maniera. E quindi quando ho queste opportunità sono sempre contento. E poi c'è questa peculiarità che in Italia se vuoi fare dello sport ti devi per forza associare a delle associazioni sportive e non c'è la scuola, lo stadio in prima persona come succede un po' ovunque. Questo è... mi piacerebbe impegnarmi in questo campo, lo dico sinceramente, mi piacerebbe impegnarmi perché io credo fortemente che lo sport sia un'espressione culturale del paese che lo produce, ma soprattutto sia una possibilità di crescita importante per i ragazzi. I ragazzi hanno bisogno dello sport e sono contento che il CONI negli ultimi anni abbia fatto dei passi in avanti per portare lo sport nelle scuole. C'è ancora un problema forte di impiantistica e noto con dispiacere che ogni tanto quando si parla di impianti sportivi, non parlo solo di stadi, ma parlo di impiantistica in generale, quando si parla di impianti sportivi si sente dire ma ci sono delle cose più importanti. Poche cose riguardano tante persone come lo sport, praticato e visto. Grazie Fabio. Grazie a voi.